Ci colleghiamo con Napoli come ogni giovedì con la dottoressa Matilde De Tommasis della farmacia De Tommasis dell'Arenella appunto di Napoli. Buongiorno dottoressa, bentornata a Colazione in Farmacia. Buongiorno, buongiorno a tutti, come va? Va bene, va bene. La neve che c'è stata ieri e l'altro ieri, mi pare, da voi è arrivata qui, quindi adesso guardi, siamo noi. Purtroppo non c'ero l'altro ieri, mi sono persa Napoli imbiancata. No, però una cosa che capita una volta ogni tanto è veramente un peccato. Sì. Io ho visto delle immagini, Castel dell'Ovo imbiancato. Incredibile, sembrava di stare a Cortina, Roccarato. Veramente una sensazione stranissima. Comunque, me la sono persa, vabbè. Eh sì, infatti, capita, via, sarà per la prossima volta. E dunque, dottoressa, oggi parliamo di dimagrimento, in particolare di cellulite, giusto? Ai. Sì, la cellulite sicuramente... Allora, è una brutta bestia. Possiamo comunque consolarci dicendo che la cellulite comunque colpisce la casalinga del paesino di montagna fino a Kate Moss in Crawford, cioè nel senso che tutte le donne abbiamo la cellulite e comunque la cellulite non deve essere vista assolutamente come una malattia, ma comunque è una condizione della donna e diciamo che tutti i prodotti che poi sono usciti per contrastare questo fenomeno hanno fatto sì che poi ci fosse una sorta di demonizzazione della cellulite. Bene, non si sa le cause della cellulite quali sono, ma comunque si sa comunque che è un fatto fisiologico, perché comunque capita appunto nell'80-90% delle donne. Però appunto cerchiamo di capire che cos'è questa cellulite. Non è altro che comunque un accumulo, noi logicamente tutti quanti noi abbiamo grasso, no? Sì. È un grasso che fondamentalmente serve a tutti quanti. Questo grasso viene accumulato praticamente negli spazi sotto la cute, fa in modo che comunque ci sia una sorta di ammortizzamento fra gli organi dell'organismo, quindi il grasso serve come componente del nostro organismo fondamentale. Sì. Ora che cosa succede? Succede che fondamentalmente questo grasso, soprattutto nelle donne che hanno una struttura leggermente differente dall'uomo internamente, è accumulato negli adipociti. Adipociti che hanno uno spazio nelle donne diverso da quello degli uomini, quindi sono più liberi, diciamo, di circolare e di gonfiarsi e di prendere appunto questi lipidi. Per cui, mano a mano, questo reticolo, che cosa succede? Che questo reticolo va anche a contrastare anche i vasi sanguigni, i capillari, per cui si crea tutto un circolo vizioso, perché i capillari sono praticamente costretti da questi lipidi, da queste cellule grassose, cellule di grasso, e per cui non hanno capacità di ossigenare i tessuti, per cui ecco che si forma praticamente la cosiddetta cellulite. Più questo circolo vizioso continua praticamente è inarrestabile, e più mano a mano la pelle assume delle caratteristiche diverse, che sono praticamente la cosiddetta buccia d'arancia. Perché poi fondamentalmente è più frequente nelle donne? Perché comunque questi spazi sono più larghi rispetto agli uomini, dove appunto sono contenuti gli adipociti, e quindi praticamente si ha questa possibilità sempre più che i lipidi possano prendere sempre più spazio. La cellulite può essere di vari stadi, perché abbiamo appunto una cellulite giovane, una cellulite che arriva appunto nella pubertà. Poi abbiamo una cellulite che si dice appunto cellulite vecchia, che arriva nell'età della menopausa, e poi c'è anche una cellulite di natura, che è quella che poi anche fa male, tanto è vero che se noi andiamo a toccare la gamba di una persona con molta cellulite, la persona sente dolore. Perché appunto diventa edematoso. Ora è stato visto anche che forse probabilmente, dato che la cellulite arriva nella pubertà, forse probabilmente è perché proprio arriva il momento della fertilità della donna, e quindi c'è bisogno di prendere più grasso, di accumulare più grasso, perché nel momento della gravidanza
serve logicamente più energia. Allora a questo punto che cosa viene compromesso? Viene compromesso il tessuto, il circolo sanguigno, il tessuto adiposo, e quindi anche arriva una sorta di infiammazione. Allora a questo punto, in questo caso, ecco la fitoterapia come ci può aiutare, no? Ecco, il momento in cui dobbiamo spiegare che ci sono per sostanze fitoterapiche che ci possono aiutare, dove dobbiamo andare a cosa dobbiamo contrastare? Dobbiamo aiutare il circolo sanguigno e quindi dobbiamo aiutare con sostanze la microcircolazione, dobbiamo andare a fiammare tutta questa situazione appunto infiammata. La mamelis, per esempio, è una pianta che aiuta nel microcircolo, mentre per esempio l'ananas, che contiene bromelina, aiuta nella situazione antinfiammatoria. Ovviamente voglio anche premettere che comunque, come al solito, l'alimentazione ci aiuta, no? Sì. Perché comunque è importante non assumere certi tipi di cibi che comunque aiutano il ristagno dei liquidi. Quindi dicevo, la mamelis va a aiutarci nel microcircolo, come anche la centella asiatica. Queste due piante, se per esempio prese anche insieme, sinergizzano la loro efficacia e quindi aiutano il microcircolo. Abbiamo detto il gambo d'ananas, che comunque contiene bromelina e quindi ha un'azione antinfiammatoria, e fondamentalmente dobbiamo andare a drenare tutti i liquidi appunto che si ristagnano. Per drenarli, sì, sicuramente delle piante molto efficaci possono essere sia la betulla, presa per esempio in macerato glicerico, oppure anche la pilosella, che è un ottimo diuretico. E quindi sinergizzando tutti questi prodotti, noi in effetti andiamo a contrastare quelle che sono appunto le cause della cellulite, sull'infiammazione e sul drenaggio dei liquidi. Poi appunto è importante anche un discorso e di alimentazione e di movimento. Chiaro. Perché logicamente una struttura tonica avrà meno possibilità di accumulare grassi, e anche in questo caso per esempio il movimento è importante, anche 2-3 volte alla settimana fare la nostra solita passeggiata a ritmo veloce, in maniera tale da creare appunto tutta una serie di situazioni per le quali i lipidi vengono smaltiti e anche la circolazione viene aiutata. Quindi dobbiamo aiutarci in un modo o in un altro, ma comunque non è che bisogna appunto demonizzare la cellulite, perché la cellulite evidentemente poi non c'è stato nessun ricercatore che comunque ha trovato il rimedio per contrastare e combattere per esempio definitivamente la cellulite. Ce lo dobbiamo domandare questo, quindi vuol dire che comunque è un qualcosa che fisiologicamente deve esserci. Certo, vedere la pelle abbuttata come i capelli bianchi, bravissimo, come i capelli bianchi, però comunque e come tutti poi gli eccessi, no? Sì. Avere un eccesso di cellulite non è una cosa gradevole. Per cui si può comunque diminuire la cellulite, non la si può eliminare completamente. Certo, possiamo fare delle riposizioni, però comunque poi io ho visto per esempio molte persone che facendo anche riposizione poi comunque, se non cambiano lo stile di vita, se comunque continuano a mangiare cibi che aiutano a riformarsi la cellulite, la cellulite si riforma. Quindi vuol dire che fisiologicamente la cellulite deve esserci, no? Infatti, no, ma soprattutto quello che ha detto inizialmente è molto vero, cioè che la cellulite, come dire, colpisce tutte le donne, che siano top model, sì, sì, che siano casalinghe, quindi non bisogna aver vergogna della cellulite, anche perché molte volte magari è proprio uno di quegli inestetismi che vengono vissuti peggio dalle donne, magari anche in età più giovane. Certo, ma sì, perché comunque poi anche le aziende, no? Che
producono prodotti cosiddetti anticellulite, comunque l'hanno fatta diventare una cosa negativa. Cioè, io non è che voglio dire che bello se abbiamo cellulite, però comunque è un qualcosa che fisiologicamente fa parte della nostra vita. Sicuramente come l'essere grassi e continuare a mangiare non va bene, per cui anche con la cellulite bisogna tenerla, ma non molta, ecco, questo è il discorso. Anche perché in alcuni casi, come ha detto prima, è sicuramente un inestetismo, in alcuni casi può anche provocare dolore, insomma, quindi può anche essere un problema da quel punto di vista. Certo, assolutamente. E per cui fondamentalmente, e poi un'altra cosa importante, tutte noi donne verso marzo, aprile ci ricordiamo di avere il cellulite. E quindi in quei 2-3 mesi vogliamo a tutti i costi che sparisca. Se vogliamo, se abbiamo il cellulite, la dobbiamo curare tutto l'anno. Sì. Per cui anche per esempio con l'aiuto delle piante noi possiamo curarla tutto l'anno, possiamo anche per esempio a casa farci dei fanghi con del tè verde che comunque appunto andrebbe anche bevuto tutti i giorni, perché il tè verde è un ottimo drenante. E tè verde, per esempio argilla verde ventilata, li si mescolano e si fanno dei fanghi, oppure 2-3 volte a settimana immergersi in una vasca con il sale del Mar Morto va benissimo appunto per attivare la circolazione. E quindi la cellulite va curata, va tenuta sotto controllo sempre tutto l'anno, non soltanto i mesi che precedono la cosiddetta prova costume. Esatto. Per cui se vogliamo comunque tenere a bada e non fare arrivare la cellulite a diventare poi evidente con la tipica buccia d'arancia nel, come si dice, la culotte de cheval, no? Il punto che viene diciamo più colpito di noi donne, e bisognerebbe come farsi la doccia tutti i giorni, bisognerebbe tutti i giorni curarla. Tenerla a bada tutto l'anno, ecco, questo è importante, e in questo modo sicuramente i benefici ne vengono sicuramente, insomma. Ok, e l'ultima cosa che le volevo chiedere, abbiamo parlato delle piante, di come la fitoterapia può aiutare, e in che modo esattamente, con delle creme di qualche tipo oppure con... Allora, noi possiamo aiutare a tenere a bada la cellulite per esempio con le creme a base di caffeina, perché comunque la caffeina aiuta il microcircolo, quindi prendendo per esempio appunto quello che dicevo prima, la mamelis o la centella asiatica, per aiutare il microcircolo, aiutarlo anche localmente con delle creme a base di caffeina, prendendo per esempio o mangiando anche ananas, e quindi aiutandoci sull'infiammazione. Noi vediamo che comunque sicuramente sono piante che danno benefici sul discorso cellulite. Ecco, quindi abbiamo dato tanti consigli. Sì. È importante drenare, perché comunque appunto i liquidi in questi spazi che si riducono sempre di più ristagnano. Allora abbiamo bisogno di drenaggio. Per drenare, la pilosella o la linfa di betulla presa in gocce, 30 gocce, 3 volte al giorno, va benissimo. E comunque anche queste piante, se noi ci mentalizziamo a usarle tutto l'inverno, devono essere presi diciamo a cicli, cioè nel senso che facciamo un mese, poi ci prendiamo una 15 giorni, poi li riprendiamo, in maniera tale appunto che l'organismo non si abitui poi alla sollecitazione di queste piante. Ecco, dottoressa De Tommasis, abbiamo dato tanti consigli alle nostre ascoltatrici, in particolare ovviamente sulla fitoterapia e soprattutto sulla fitoterapia e la cellulite, in che modo può aiutare per tenere a bada questo inestetismo che sicuramente magari alcune donne, ad alcune donne può fare poco piacere avere, ma ricordiamo è una cosa del tutto normale, le top model anche. Bisogna saper convivere con infatti, la cellulite. Infatti, come i capelli bianchi o come la calvizie magari. Bravissimo, per gli uomini. Bravissimo. Dottoressa, bravissimo, la ringrazio molto per essere stata nostra ospite oggi a Colazione Farmacia. Grazie a voi e alla prossima. Alla prossima, grazie mille.